Faccia a tutti ragazzi, un ex gold, nice. Qui è Canelo, bentornati una nuova Cane Solo Mid. Oggi, Cane Solo Mid, The Challenge of Time. Oggi ragazzi, Cane, tornato col pigiamino tattico. Voglio dirvi subito una cosa. In molti mi state chiedendo di fare una Cane Solo Mid. Ok. Uno, io la Cane Solo Mid la volevo riportare dopo che sarebbe finita la season, perché ora non volevo toccarlo, quell'account sta a 28 punti di 5, lo volevo lasciare là così e giocare solo col main. Però vediamo, se questo video raggiunge 1000 like, farò un'altra Cane Solo Mid con il champion che volete voi nei commenti. Vai, commenti, spolliciate un champion che vi possa piacere. Ovviamente non mi dite Soraka, queste cose qua, magari Lee Sin, Volley, però Soraka, per dire, no, non trollate. Allora, sono D3 in promo con una vinta. E vi devo dire un'altra cosa. Abbiamo contro il primo Volibear al mondo. Attenzione, calcio di rigore. Abbiamo contro il primo Volibear al mondo. Vediamo, in team nostro siamo Rek'Sai che è Diamond 1 Rek'Sai. Rek'Sai è jungler, che è main giungla. Sloopy che è main mid e sta mid. Cavaradossi che è main mid e jungler e sta top. Draven che è main top e va di carry con Draven. E io che vado support main top, però vabbè. No, spaccare i culi. Andiamo a driftare nella landa. Guys, that one is pretty good. Kair. First volley in the world, mate. But I don't care. Solo Q pretty random. Qua, qua. Io non capisco pure perché quello non è main top per prendere even. Certe cose non riesco a capire. Ora, lo sai la pizza che prende la malfight? Riven? C'hanno un bel team, loro. Ho preso Draven, ho preso Braum con l'Exos. Era intenzionato a prendere Knight, però contro Fizz e Azir è abbastanza... Cioè, Fizz canterà abbastanza Azir, quindi credo che Azir perderà la mid. A meno che non sia proprio bravo bravo. Per questo ci sto prendendo l'Exhaust. Vayne ce la dovremmo reggere con Draven. Se riusciamo a proteggere Draven in questo match dovremmo vincerlo. Però Riven non so quanto potrebbe essere utile. Quanto utilità potrebbe dare. Quanto utilità possa dare in team. In questo team contro loro. Boh, non lo so. Spero che sia utile per me. Gli do anche un hit. L'ho tankato un hit, ragazzi. Tanto me lo rifullo qua. Comincio a fare questo stack, va prime time. Tua. Lasciamo la giungla. L'hanno fatto dopo la giungla. Brava, portina. Fatto perdere il minion, esatto, è proprio quello che dicevo, che Azir perderà contro Fizz. Proprio questo quello che intendevo. E ora che gli ha dato la kill a livello 2, credo che perderà proprio. Cioè, devi giocare safe, che cazzo giochi aggressivo. Lui avrà pensato, oddio Fizz al semi shot, mi killa. Provo a prendere una kill in early così me lo tengo. Invece è sbagliato, sei un coglione. A 56 start, 58.
Vai. Gli ho fatto un bel condem, vedi. Gli ho fatto un bel condem. Ma non so cazzo, non devo pushare. Porca troia. Mid ancora che vuole fai tardo. È stupido però, Azira. Rexai però gli ha strato un po' di giungla. Questo va benissimo. Tanto farm, cazzo non è. Aio, aio, aio. Beh, direi che vince sempre più fan di Vayne. Però Vayne adesso c'è una kill. Tuo, io prendo il cannone, mate. Boh, non mi pare proprio stupido, cioè, sa giocare il Draven perlomeno. Ma qui siamo stati unlucky, però... Cioè, lo vedo pratico, non lo vedo uno che non lo sa giocare. Fortino. Spero solo che Mid non perda tanto, perché se Mid perde tanto... Cioè, io ho preso l'Xost proprio per questa... Io ho preso l'Xost proprio per questa eventualità, che Mid perda tanto, proprio per Fizz, perché ve l'avevo detto all'inizio, no? Vi avevo detto cosa pensavo, cosa sarebbe potuto accadere, Volley qua. L'abbiamo visto. Com'è Volley? Gliel'avevo pingato, cioè poteva anche non flashare in realtà. Non capisco perché abbia flashato qua Draven. Top come va? No, 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 c'ho Volley qua. Ormai c'ho Volley qua. Ma scripta ven per caso? Shitty. Ah, mental retard. Il problema ragazzi è Azir. Ora il midline ci farà perdere questa partita, ve lo dico io. Io sapevo che sarebbe andata a finire così. Mannaggia la puttana. Si va back. Volendo la pinca potrei anche prendere, ma non servirà tanto. La dovrei mettere dietro dalla parte nostra, ma cioè qui la dovrei mettere, ma non servirebbe a niente, quindi non la compro. Fatto la sexto nelle scarpe. Fizz è grossino e questo non va bene. Fizz è troppo grosso. 3 kill, solo 10 farm sotto, 15. Gli fa 100-0, mi sa, da Azir Fizz, sì. Mi sa proprio di sì. Glielo fa.
Gli fa 100-0. That's nice. Nessuna pink? Ciaone man, ciaone, cioè. Ah, si è salvato, buono. No, qua abbiamo fatto una bella cosa. Driven si è creato uno verso uno vein e poi sono arrivato io con Flash Exhaust e abbiamo preso Gian. Buono. Fizz will roam bot soon. So listen to me. You have two options. Azir Rek. Take two towers mid or come bot. Ora spero che Rek'Sai stia around la mid. Fizz sicuramente scenderà mid. Prima o poi scenderà. Non so, sicuro al 100%. Stanno gruppando mid loro. Io mi limito a guardare. Mi limito a guardare in giro. Qua e qua voglio tenere sempre guardato. Vedete come ci mi fanno vedere chi arriva a bot. Voli bot, c'è voli bot. Voli bot. Avanti mate, però. Don't sleep, mate. You saw him from the map. Ow! Zero fish. Riad. E la mente ci ha fatto perdere la partita. Ehi, no mate, you have zero map awareness. Non posso. Ah, you lost mid and match and now you want FF? No mate. You try. Main mid, sucks mid, and want FF. Try to play, and stop cry. FB to Fizio. At 3M. I really don't know this guy.
Gli ha dato la first blood al minuto 3 a Fizz. Al minuto 3 gli ha dato la first blood. Un main mid che da... Boh. Che poi quasi, cioè... Boh. Io veramente, guarda. Che Fizz a livello 3 neanche ci dovrebbe avvicinare in realtà. Perché dovrebbe avere paura di prendere più pizze di quanto ne potessi prendere te. È stato un errore di alzare sicuro. Mi ha rotto il cazzo. A me prende sti minion. Guarda, ora lui va qua. No. Mi fa rotto il culo. Ma qua ci poteva sta body. Perché mi stava già nel brain. Sto coglione. Sta giocando. Kairbot. Volley prob. Fizz è andato top. Cioè vedete, ora Fizz sta facendo tutti questi giretti così e noi salviamo un del culo perché Azir è useless. Ecco Fizz, guardate. Se arriva a prendere la torre, forse. Not bad, ragazzi. Not bad. Ora arriva in sta bot. No, sono andato in. Dai che ti sei salvato. Buono così, mate. GG. Bella lì. Lo sapevo. Prendete la mid, prendete la mid. Ora dovete prendere la mid, dovete prendere. Dio santissimo, dai. Perché mi viene regalo? Non l'ha voluta fa. Niente, te viene handicappato, io non lo so. Non mi danno. Sovrestende sempre. Poi la torre neanche l'ha presa, non so perché era lui il carry, lui doveva dare l'altro normal attack. Poi l'aveva anche visto Volley dietro, non lo so, doveva flashare prima. Vedete, a me la gente in Diamond, io sono morto pure per lui perché io potevo scappare. Invece ho provato a difenderlo. Lui, quando ha visto Janna, doveva flashare subito, non doveva aspettare. Subito doveva flashare, mortacci sua. Ogni volta devono aspettare le cose questi. Janna può venire a guardare tipo la nostra giungla, io non posso perché le nostre lane non hanno pressione, non hanno pressure. Fizz ormai è addio, Azir è un coglione.
non è capace di giocare, vuole rimanere solo mid a farmare, ma non ha capito che non è così che si gioca. Perché ora... No, vabbè, lasciamo stare. Quando la gente non sa giocare, non gli devi, non devi dare spiegazioni. Non puoi fare una cosa del genere contro Fizz. Devi seguirlo per forza, perché sennò... Sapete che succede? Tu lane, sennò non ci puoi più stare. Bravo! Ok. I don't know. Non capisco. Ha perso dal momento in cui ha dato la force blood a Fizz. No, lo voglio surrendare. Mi sono rotto il cazzo di giocare con questi brutti handicappati down. E l'ho boostato, i bastardi. Guarda, guardalo, guardalo. Guarda Volley, guarda Volley. Poi danni ce li ha Azir, eh. Pure tanti ce li ha. Sarebbe morto se Fizz avesse fatto il pesce. Purtroppo non posso mettere tante vision. Lui qua non ci deve stare, non c'ha vision. Cioè, se passano per di qua, lui non li vede. Un po' sta là. Regalo perché ho finito le ward sulla Darkstone. Sto match sarà abbastanza tosto, ma sono troppo più forti di noi. Riven pure... Riven pure è troppo useless. Per carità, Fizz l'abbiamo visitato in top, ma sarebbe stato comunque useless anche se fosse stato 10-0. Anzi, non si muove. Io sono da World of Deep, l'unica possibilità che ho di World è ora. Devo stare loro, con loro in team, probabilmente. Anzi, ma lei ha guardato, no? Porco di incine. Azir reporter, ce l'ha fatta perdere Azir questa. Fizz l'ha romato, ha fatto come gli pareva. Volley non c'è. Allora, Volley, sapete che cosa è successo? Volley è stato solo bot. E ogni volta che aveva il flash veniva bot per una free kill. Sapete perché? Perché mid aveva vinto e mid aveva fatto vincere la top lane. Quindi lui non c'aveva bisogno di gankare in mid o in top. Solo bot. Infatti, ogni volta che aveva il flash gankava bot. Quindi noi abbiamo perso la bot per colpa degli altri. Ma sempre la colpa degli altri, dai. No, questo è come ho visto io il gioco. Semplicemente, Azir ha dato la... Che poi con Azir come cazzo fai a dare la force blood al livello 3, al minuto 3 con Fizz? È impossibile! Cioè, te devi far saltare addosso e fate fa 8 auto-attacchi, che è già tanto che ti salta addosso, Fizz, è già tanto che ti salta addosso. Cioè, per saltare addosso a quel minuto avrebbe dovuto finire in mana, tipo, cioè. Non lo so. Cioè. Perché qua puoi pushare, coglione. Tanto ormai è fidato, ma c'è paura di pushare. Boh.
la seconda della promo persa. Azir, lost game, madonna. Disadvantages on fits. Free advantages on fits. FB at min 3. As main mid is like unskilled, you know. Cucu, uno chiesa a Faxon. Matto, ho detto di riportare qualcuno. Boh, te porto pure a te perché sei un coglione. Perché pure lui si è comportato male, perché dice che piangere non serve a un cazzo, no? Ho detto, io non ho pianto, adesso solo dire di riportare Azir perché ci ha fatto perdere il game. Unskilled. He doesn't know how to play for real. This elo is boh, volevo scrivere trash. This elo is trash. Ragazzi, comunque il video finisce qua. Un faccio a tutti, ragazzi, lupo. Bella.